Melisandre si fa un selfie sul trono di spade, la replica di Cersei. Il trono di spade è molto ambito da moltissimi personaggi della serie TV più in del momento, ma forse nessuno si immagina Melisandre alla guida dei Sette Regni. Su Instagram, però, è proprio lei che siede sul noto scranno trafitto dalle lame. Cersei? Dice di no. Melisandre siede sul trono di spade, ma Cersei la mette subito in guardia. Dopo le ultime rivelazioni su Jon Snow e Daenerys Targaryen, anche chi aveva un'idea certa su chi fosse il degno erede del trono di spade si trova totalmente sconcertato. Intanto, non bisogna dimenticarsi che, per ora, la regina dei Sette Regni c'è e come, e risponde al nome di Cersei Lannister, che non vuole farsi soffiare il trono proprio da nessuno. E di sicuro non da Melisandre, lo sottolinea a chiare lettere cubitali. Di cosa stiamo parlando? Nessuno spoiler, non vi preoccupate, ma su Instagram è apparsa una foto della stupenda Caerys Van Houten che, nei panni di se stessa e non in quelli vellutati della Dama Rossa, siede in maniera seducente sul trono di spade. L'attrice, in primo piano e con lo sfondo trafitto dalle lame dello scranno più ambito di Westeros, è meravigliosa mentre, con occhi azzurrissimi ma non come quelli degli estranei. E dalle lunghe ciglia scure, si scatta un selfie per fare invidia agli aspiranti al trono. Come, quasi, sempre, Melisandre colpisce nel segno e smuove i bollenti spiriti e di Cersei, alias Lena Headey, che replica immediatamente su Instagram. I side tats mine. Geroffit, esclama l'attuale regina dei Sette Regni e, visti gli slang e l'enfasi, pare proprio che si sia davvero arrabbiata tantissimo. Tutto uno scherzo, ovviamente, visto che al simpatico messaggio sui social segue subito un emoticon che manda un bacio alla collega. Le teorie dell'impossibile, anche se da Game of Thrones, ormai, siamo sempre pronti ad aspettarci qualsiasi cosa, imperversano sul profilo Instagram di Caerys, insieme a lei sul trono, infatti, sale anche un sorridentissimo Joffrey Baratheon, aka Jack Gleason, che si ripropone in questa veste del passato. Come tutti i fan sanno benissimo, il principino di casa Baratheon non può più insidiare il trono visto che il personaggio ha fatto la sua, tragica, scomparsa nella quarta stagione della serie TV più seguita al mondo, avvelenato per mano di Lady Olenna Tyrell. Probabilmente, Melisandre ha le stesse possibilità del primogenito di Cersei di salire sul trono di spade. Ma, appunto, mai dire mai. Dov'è finita Melisandre? Lascia Westeros per l'Oktoberfest. La bellissima Caerys Van Houten, nelle ultime puntate, si è tolta i panni della Dama Rossa e non avrà fatto molta fatica visto che per lei vige il detto sotto il mantello? Niente. E, da un po' di tempo, non si intravede la sua sensuale allure a Westeros. Dov'è andata? Lo sappiamo con certezza, all'Oktoberfest. L'intrigante attrice olandese ha lasciato le terre di George Martin per un po' di sano divertimento a Monaco, su Instagram, oltre ai selfie sul trono di spade, ne appaiono di ancora più goliardici dove Caerys, impavida, sorseggia impegnative pinte di ottima birra tedesca.